Oggi c'è stato questo ricordo di suo zio con questa consegna di questa medaglia da parte del presidente Mattarella, del prefetto di Pescara Gerardino Basilicata, un dolore che si rinnova ma anche l'orgoglio di aver avuto uno zio scomparso in guerra che si è battuto per l'Italia. Sì, un riconoscimento alla memoria per chi come mio zio dopo l'armistizio decise di mantenere il giuramento fatto, di fedeltà fatto alla patria, quindi rifiutò di allearsi con i tedeschi, di continuare a lavorare, a combattere tra le fila dei tedeschi e non si arruolò nella Repubblica Sociale. E questo portò per lui, come tanti altri soldati, alla prigionia che poi divenne venne denominata internamento da parte di Hitler proprio per evitare che essi potessero fruire di quelle che erano le condizioni un po' più, come dire, riguardevoli da parte della Convenzione di Ginevra e altre che a suo tempo proteggevano, tra virgolette, i prigionieri. E lui ebbe questa tragica fine con il naufragio di questo piroscafo che Loria che lo trasportava da Rodi, dove lui era soldato di fanteria, e al Pireo, e da lì doveva raggiungere il lager nazista dove sarebbe stato forza lavoro coatto, ma ciò non avvenne in quanto il piroscafo naufragò a causa delle avverse condizioni del mare e lui come tanti sono ancora lì di fronte all'isola di Patroclos sott'acqua. Cosa resta dopo tanti anni e soprattutto qual è l'insegnamento che va alle nuove generazioni? Il ricordo, la memoria, l'onore e il rispetto per questi giovani che hanno il più grande sacrificio, la propria vita, per dei valori, valori nei confronti della propria patria, il giuramento di fedeltà fatto all'Italia e che li ha portati appunto a dare la propria vita.